Fino a questa mattina c'è stato un grande mistero riguardo a questa piccola SUV di Volkswagen che andrà a insistere sul segmento B, ma era assolutamente naturale che anche la casa tedesca arrivasse ad occupare questo settore di mercato che oggi in realtà è il nuovo segmento B, proprio quello delle piccole SUV. Di lei si è saputo pochissimo, fino al CES di Las Vegas in realtà le uniche informazioni erano che avrebbe avuto una plancia completamente senza tasti, quindi molto simile alla Golf R-Touch e anche al prototipo Bud E, che era il prototipo del minivan presentato proprio al Salone di Las Vegas. Andiamo a scoprire veramente se la Volkswagen ha inventato l'automobile senza bottoni. Beh, io non ne vedo, salvo che per due comandi, quello della capote e quello delle portiere. In realtà i comandi si attivano in tre modi. Ci sono i comandi gestuali, naturalmente, c'è anche il comando vocale, quindi invece di dire ciao buddy si potrà dire una frase tipo ciao T-Cross Breeze, e poi ovviamente l'interfaccia è quella integrata in due comandi. Una grande plancia di fronte al guidatore con la strumentazione virtuale, il virtual cockpit, che sta diventando uno standard per le vetture del gruppo Audi Volkswagen, e un'altra plancia, un altro display molto più largo che serve al passeggero e al guidatore per l'infotainment, la cosiddetta head unit. Da fuori le dimensioni sono molto compatte, circa 4,1 metri, direi la concorrente ideale per tutto quel segmento di mercato che oggi è rappresentato dalla Nissan Juke, dalla Opel Mokka, dalla 500X. Però come tutte le concept, come tutti i prototipi, deve presentare qualcosa di straordinario e in questo caso direi che lo si vede molto chiaramente. È una cabriolet con la capote in tela, 4 posti, che ha già anche una sua definizione per quello che riguarda i motori e la meccanica. Sembra che non sia l'unica novità in arrivo per Volkswagen, che in realtà metterà mano a tutte le sport utility, dalla grande alla piccola. Questa comunque è molto particolare, come abbiamo detto, è ricavata sul telaio dell'Apollo, quindi le dimensioni sono compatte e insiste nel segmento B delle SUV. È stato già scelto il motore, abbiamo detto, 1.000 cilindri da 110 cavalli a iniezione diretta col turbo, naturalmente 175 Nm di coppia. Con questa motorizzazione dovrebbe fare lo 0-100 in 10,3 secondi e consumare circa 5 litri per 100 km. È anche un peso leggero, dovrebbe restare sotto i 1300 kg e direi che guardandola sia davanti che di fianco introduce degli elementi di design che sono poco usuali per la casa tedesca, come per esempio le luci diurne anteriori fatte con questo anello intorno ai fari in basso. Persino la calandra anteriore è poco usuale, ricorda un pochettino la Range Rover Evoque. Molto interessante è anche la parte elettronica collegata al sistema di trasmissione. La T-Cross Bridge è una trazione anteriore, però ha anche delle capacità fuoristradistiche. Questo lo fa, lo ottiene con una tecnica predittiva collegata al sistema di navigazione che riesce a mettere in comunicazione il sistema di navigazione, quindi la posizione delle strade sterrate piuttosto che asfaltate, con le condizioni di guida del motore e dell'aderenza.